Stasera abbiamo un altro ospite speciale del Mosaico di Andreina. Lui si chiama Julio César Branco García. Ho detto bene, Julio? No. No? Bracho. Hai ragione, bracho. Braccio Diaz. Bracho Díaz. Allora, lui è un ragazzo che è arrivato dalla Spagna con un progetto Erasmus. E lui frequenta la scuola Pablo Picasso alla Corugna, è un architetto venezuelano e come vedete non è più un ragazzo, ragazzo come intendiamo noi per l'Erasmus, ma è venuto qui a Indicatore e ha iniziato subito la sua opera all'interno della chiesa. E si è rivelata una persona molto entusiasta, molto precisa, molto accorta nel suo lavoro. E ora è veramente preoccupato perché ha paura di non capire l'italiano, ma in realtà parla benissimo e comprende benissimo l'italiano. Allora, Julio, parlaci un po' di te e habla un po' de tu e dell'Iglesias, dell'impressione dell'Iglesias e il mosaico di Andreina. Ok, bueno, Andrea, realmente yo siento que el mosaico ha superado mi expectativa. Traía muchas expectativas, había visto toda la información en las redes sociales, pero al llegar al sitio creo que supera mucho lo que puedes ver en un video. Creo que es un proyecto muy, muy interesante, desde varios puntos de vista, incluso artístico, social, cultural. Creo que engloba muchas cosas. Y una vez que me explicaste el significado el proyecto, tomó un valor inmensurable para mí. Es una oportunidad de verdad que quiero aprovechar al máximo, aprender todo lo que pueda. Y bueno, yo creo que va a ser una experiencia maravillosa. Ah, benissimo, sono contenta. E lui sarà 2 mesi con noi, quindi sono veramente tanti, ma alla fine sono pochi perché le nostre giornate sono piene di tante attività e quindi il tempo vola. Julio, parlaci di te, della tua scuola, della Pablo Picasso. Yo estoy estudiando dorado, plateado y policromía, que es una carrera muy hermosa donde trabajas con oro. Y creo que complementa mucho la parte de arquitectura, porque bueno, el oro se utiliza en tantas partes de teatro. Y cuando me di cuenta en la escuela que tenía la posibilidad de hacer mis prácticas profesionales aquí, realmente no lo dudé ni una vez. Creo que esto va a enriquecerme un poco más porque es una parte nueva que no la vemos mucho en la escuela, porque bueno, no va afín con mi carrera, pero yo creo que esto va a complementar muchísimo la formación profesional que estoy teniendo en la Pablo Picasso, que es muy buena, es una escuela de arte muy buena. De hecho, se llama Pablo Picasso porque allí estudió Pablo Picasso, entonces, el orgullo en España de una gran escuela de arte. Siento muy orgulloso de estarme graduando allí y ahora más terminándolo aquí. Che tra l'altro dalla Pablo Picasso con dei progetti Leonardo e Erasmus sono venuti tantissimi ragazzi. Pensiamo a Borja Blanco Cojón che è arrivato nel 1900, no, nel 2014. Poi abbiamo avuto Enrique, Miguel, che tra l'altro Miguel tu lo hai conosciuto. Sì, E sì, quindi sì, è sì. Miguel che ti ha parlato di questo progetto. Sí, pero te digo algo, Andreina. O sea, una cosa es lo que te dicen y lo que puedes ver en las redes, y otra cosa es cuando llegas aquí. O sea, yo creo que cuando estás aquí en vivo es cuando puedes medir la magnitud de un proyecto tan grande, tan completo, que te decía hoy, no sé cómo manejar eso. O sea, que pueden pasar, no sé, 5 años, 10 años para poderlo terminar, pero es muy, muy grande, es un proyecto realmente de una gran envergadura, pero que creo que va a ser trascendental para esta ciudad y para el mundo. Creo que se está sembrando una semilla que va a quedar en el mundo. De verdad que te felicito por este proyecto. Muchas gracias.
E quindi cosa devo dire? È interessante perché questo progetto comunque vive di donazioni, vive di partecipazione, di comunità. Tante persone arrivano qui da tutto il mondo e devo dire che Julio è una boccata d'aria fresca perché noi abituati a tantissime persone, trovarci nel 2020 e a inizio quest'anno. Senza poter condividere la nostra vita e le nostre esperienze con artisti che arrivano da tutto il mondo, la presenza di Julio è veramente bella, importante. Quindi io sono contentissima che tu sia venuto qui a Indicatore, Julio. Sicuramente lui come Grazie. architetto riuscirà anche a darmi dei suggerimenti per il futuro progetto, per quello che potremo andare anche a realizzare. E questi 2 mesi saranno incredibilmente lindi. Seguro que va a ser así. Seguro, Y yo, seguro. mira, yo pienso que tenemos que agradecerle algo al COVID que nos permita ahora estar. O por lo menos a mí me permite estar más cerca de ti y aprender directamente de la creadora del proyecto. Así que voy a aplicar esa ventaja que me dio el COVID, voy a aprender todo lo que pueda de ti. Va bene, va bene. Ma ogni persona prende da un'altra persona e dà a un'altra persona. È sempre uno scambio nella vita. Quindi sicuramente tu conferirai a noi la tua conoscenza e viceversa. Quindi sarà uno scambio la nostra conoscenza. Así será. Se Así così será. sarà. Gracias, de verdad. Mil gracias. Di niente. Allora Julio, mille grazie, grazie della tua presenza e ci vediamo prestissimo. Ciao! Ciao, grazie, muchas gracias.